chiede un numero, noi che ci spostiamo da tanti anni a fare la cosiddetta stampa locale, proprio per audience e per lettura, e oggi anche per visualizzazioni, forse, senza forse, il mattino probabilmente potrà competere con noi il giornale locale, altri non c'è nessun raffronto tra quello che facciamo come stampa locale. Abbiamo avuto loro il piacere, grazie a questo partito e al segretario che ci ha invitati, a moderare dei convegni anche con temi importanti. Senza non togliere al convegno dell'amico Maestra sull'urbanistica, penso questo sia senza ombra di dubbio, vi ricordo solo il titolo, il più importante di tutti, su qualunque altro tema si vuole parlare, non solo a Casoria, ma qualunque posto in mondo. Casoria è malata di un problema particolare per quanto riguarda i costi della politica. Io per il modo di essere, forse vengo anche criticato di parlare più dei relatori da altri amici, come dice il nostro grande amico Astici, che volevo fare il bravo presentatore alla pratica, cioè dire passo la parola a Pasquale Puccio, grande presidente del Consiglio, o a Giovanni Marichiano, che mi dicevano che erano i miei compagni di viaggio, però per fortuna trovo anche Pasquale Dani, che sono delosi. Sono laetti, non passi, mi siamo voi grandi come me, ma mi è difficile fare il bravo presentatore alla pratica, perché i vostri lavori mi danno in mente una visione, penso sia totalmente casuale. Penso che non su un'altra città, la quale mi interessa anche a te. E poi perché a questo tanto sempre tanto da essere da tempo lungo, nessuno si è fatti i soldi. Io vorrei dalla politica una risposta, non credo che me la daranno stasera e non credo che sia qualcuno volenteroso a darla. Io penso che nessuno me la darà, questa è una città dove persone che non ho mai fatto non un giorno di lavoro, ma un giorno di presenza, parlo sicuramente ai giovani, li conoscerete anche voi, ve li faranno conoscere, non vanno via. Ma non ho mai fatto un giorno di presenza in un posto dove si potrebbe lavorare, mai, solo attraverso la politica e i suoi costi, sono riusciti a costruire palazzi, dopo gli anni 60 sono di 6 piani, prima si poteva fare anche di 8, 10, 12, 13 piani, palazzi di 6 piani, mansarde, tetti termici, ville e anche appartamenti per ogni figlio. Questo grazie non tanto ai costi della politica. Poi ci sono altre persone che invece, anche lavorando gomito a gomito con questi qua che sono fatti palazzi, fabbricati, mansarde, termici, ville e appartamenti dei loro figli, vivono magari ancora in affitto o anche lavorando per conto di, o anche lavorando gomito a gomito con questi qua che negli ultimi 30 anni, diciamo da quando siamo noi a scrivere, io, come gli anni passano, io ho iniziato nel 70, però poi sono calcio, dal 90, 94 ho incominciato a interessarmi anche di Casoria, della parte politica. Io, visto che Pasquale Puccio, che è uno che è ancora giovane, anche se fa politica, ormai anche lui da un ventennio, però è ancora giovane, l'anagrafe è dalla sua parte, è uno di quelli che lavora, infatti spesso lo giustificavo quando qualcuno lo criticava per mancato interesse o per distrazione, diceva guarda che lei è uno che fa solo pomodorino, lo casca in destra perché va a lavorare. Lo stesso Marichiano, penso sia la stessa cosa, sarei contento, non è solo la squadra, ma la risposta perché più o meno la mettiamo allo stesso modo. Abbiamo avuto dal potere democristiano dell'epoca quel marcio infamante che c'era poi. Ci hanno fatto portare tutta la vita, anche se non abbiamo mai fatto cattiveria e roba varia. Dalla scuola quindi questa risposta non la vorrei, dalla scuola d'arte, ma la vorrei da te, dalla scuola tutte, dalle scuole di Roma, dagli altri. Com'è che, visto qualcuno che mi spiega tutto questo, o mi spieghi questo, o mi spieghi che sono i costi della politica, che poi i costi della politica io a memoria, per filo di bravo, a memoria, non ho un archivio, a memoria racconto fitto passivo di tanti anni, o tutti quei costi io li racconto a memoria, non c'ho un archivio, né a caso c'ho un dato a memoria, quindi o mi racconto quando tutti i costi politici che intendi tu del tema del conflitto, o mi raccontate quest'altra cosa.
c'è gente al casorio, sempre il pastore di un lavoro, si è costruito palazzo, casa, mandato, vita, uffici, appartamenti per i figli, ma non un, 4, 5, 10 di notte.